Ciao a tutti renderoine, in questo video volevo salutare la mia stanza, cioè la stanza a letto, perché oggi ci saluta. Intanto ve la mostro bene perché comunque nei miei video l'avete un po' sempre intravista. Ve la volevo mostrare per l'ultima volta bene, perché domani arriverà la stanza a letto nuova. Allora, partiamo da qua. Aspetta, mi metto un po' più indietro, non fate caso al disordine, ma per ora siamo un po' così. Qua ci sta l'armadio, che è lucido bianco, tutto scassato ovviamente, per questo abbiamo anche cambiato. Vi faccio vedere perché dico scassato. Cioè, guardate il pannello, praticamente è partito. Tipo, guardate qua. Cioè, è spanocciato tutto. Ma vabbè, dettagli. Per fortuna, domani arriverà la stanza nuova. Poi, scusate, ma mi è caduta la vestaglia a terra. Ancora dobbiamo finire di riempirla. Da questo lato c'è la specchiera, sempre uguale all'armadio, perché era una stanza tutta componibile con il comodino. Qua poi c'è il letto, questo è quello a contenitore. Comunque ho registrato il video praticamente di martedì dopo l'unboxing di questo, in caso vi lascio la ID informazioni qua sopra se lo volete vedere. E poi c'è qua l'altro comodino con il settimanile. E niente, vabbè, da questo lato questa piantana resterà. Però in teoria lo schema, queste cose qua, questo e questo andranno via. E niente, domani poi vi riprenderò un po' la stanza a letto nuova. Quella è la mia postazione PC, che non girerò mai perché non ho dove appoggiare, diciamo, la fotocamera. Là diciamo è la mia area svago, perché là è l'unica. Questo PC praticamente è talmente antico che là praticamente ci sta l'unica presa dove c'è il modem, quindi è l'unico posto dove può stare quel PC. Poi io nella mia stanza c'ho il PC, l'altro, quello nuovo che mi avevano regalato 2 anni fa. Due? No, un anno, boh, non ricordo quanto sia passato realmente. E quindi niente, quindi questo lo uso un po' di più perché è vecchio, è pieno di immagini, musica, video, di ricordi, mentre quello nuovo è praticamente vuoto, lo uso più che altro per, non so, altre cose. Qua ci sto di solito di giorno, mentre quello nuovo lo utilizzo, diciamo, la sera più che altro, perché giustamente almeno quello ha la spina, posso togliere la spina visto che è portatile, quindi ho la brillante cosa di potermelo caricare, vedermi le serie eccetera eccetera. E niente, ve la mostro un'ultima volta velocemente, perché fra 3, 2, 1 questa camera si travolgerà e diventerà un'altra camera, perché poi è diversa l'altra camera, perché il colore è diverso, è sempre stile moderno, però il colore cambia e cambierà, quindi un botto. E niente, io vi lascio con il cambiamento di 3 al mio 3 2 1. Ed eccoci qui con la nuova stanza da letto, adesso ve la mostro. Non fateci caso, ma è appena arrivata, quindi in teoria ci sono un po' di cose da sistemare. Infatti qua ci sono dei scatoli ovunque. E poi come potete arrivare, è arrivato lo specchio tutto macchiato. Non so se si vede, però sì, è arrivato tutto macchiato. Non fate caso alla mia faccia, perché comunque sono in condizioni pessime. Allora, questo è l'armadio nuovo, con questo specchio nel mezzo. Il colore è fantastico perché ho l'arice grigio. Vi zoom un po', cioè guardate che bel colore, cioè favolosissimo. Comunque già è pieno l'armadio di miei vestiti eccetera eccetera, quindi non vi mostro l'interno, cioè semplicissimo. Poi da questo lato ci sta la specchiera con il comodino,
la foto di mio nipote che non vi farò vedere. Questa è la specchiera. Sono io in condizioni pessime. Poi da questo lato ci sta il letto nuovo a contenitore. Cioè, ancora è vuoto. Aspettate, ve lo faccio vedere. Oh mio Dio. Quello ha detto di alzarlo dal centro. Lo potete vedere il contenitore, bello vuoto. Abbassiamolo. Mamma mia, ci vuole un po' olio di gomito. Là ci sta questo, diciamo, settimanile di legno, che non c'entra niente in teoria con questo colore, e l'altro comodino. Ma niente, questa è la nuova stanza da letto. Io oggi faccio veramente cagare. Questo video uscirà un po' dopo. Ah, comunque non ve l'ho fatto vedere. Ho fatto il Monroe da solo. Non ho fatto un video per farvelo vedere proprio perché è successa una mega po polemica con quella famosa YouTubers che non dirò nomi e quindi non l'ho voluto fare insieme a voi. E niente, questa è la nuova stanza letto, spero vi piaccia. Secondo me comunque il colore delle pareti un po' fa morire questa stanza. Secondo me bisogna avere un nuovo colore di pareti. Perché non lo so, è troppo forte secondo me. Perché anche se la stanza è grigia, le pareti viola, secondo me ci vorrebbe un nuovo colore. E niente, fatemi sapere se vi piace questa nuova stanza. Io vi mando un mega bacio. Oh mio Dio, che fisico. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! I miei capelli sono diventati verdi, cioè assurdissimi. Ciao!